paradiso è una speranza? O una realtà come la terra e il cielo? Una volta feci questa domanda a mio nonno e mi disse che quando avrebbe scoperto la risposta non avrebbe più avuto la possibilità di darmela. Sarebbe arrivato il giorno in cui mi sarei fatto quella stessa domanda, guardando mio figlio negli occhi. Presto. Non vengo pagato, allora. E neanche in contanti, se è per questo. Pensi che la moquette andrà bene? Sono tempi duri per tutti. Quando andrà meglio per te, andrà meglio anche per me. Io, a differenza vostra, ho un vero lavoro. Guarda che buoni a nulla. Lui ne ha 5 di lavori. Vuoi una mano? Ma sentilo. Sai, se continui ad accettare oggetti invece di soldi, alla fine non ti resteranno né gli oggetti né i soldi. Devo semplificarmi la vita. Ci sono. È complicato. Signore, restate pure sedute, ci pensiamo noi. Scomodatevi, non serve. Nessun problema. Hogwarts, ci siamo, tutti qui. Forza, coraggio. Il coach è in ritardo. Forza, 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 flessioni, flessioni! Muoviti, Davidson! Hai battuto la fiacca l'ultima volta, le signore ti guardano! È così che si fa, molto bene! Ogni lunedì. Ferme, ferme, ferme. Dobbiamo lavorare ancora un po' sull'intonazione. Già. Siete un po' troppo. Dovremmo preziose. Provare ancora una volta. Okay, d'accordo. Sì. Ecco il mio ragazzo. Papà! Come stai? Oh, vieni qui. Tutto bene? Ti sei divertito? Che succede lì dentro? Mamma ha invitato tante donne. Che si pensa di essere una donna anche lei? Oh, no. Stanno cantando. È arrivato. Ti va se tu e io ci andiamo a mangiare una pizza al Pizza Palace? Davvero? Che ne dici? Che ne dici? Che ne dici? Bella idea. Che pizza vorresti mangiare? Con la mozzarella. No, non se ne parla. Sì, la voglio. Con la mozzarella. Proviamo un'altra volta, d'accordo?
Che succede, papà? Ci sono delle persone in ospedale e vogliono che vada da loro. Vengo con te. Vuoi venire con me? Non so se è una buona idea. Ci sono molte persone tristi. Potresti spaventarti. Non fa niente. Se sono con te, io non avrò paura. Verrai con me allora. Ospedale e pizza. Ospedale e pizza. Andiamo. Ma sai che diciamo quando abbiamo fame? Au! C'è il dottore. Reverendo Burpo. Todd. Todd, sì. Mi chiamo Lee. Mio padre ha chiesto un pastore. Le dispiace parlare con lui. D'accordo. Grazie. Ok. Tutto a posto, Colton? È lì. Mi chiamo Todd. Sono qui per pregare con te. Chiedere perdono per qualcosa? Per tutto. Io credo nella misericordia di Dio. E Lui perdona tutto. Perdona qualunque cosa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Poi dissero al leone, tra tutti i modi in cui saremmo potuti morire, è questo quello che avremmo scelto. Sotto le coperte. Sogni d'oro. Papà. Sì? Ho pregato per l'uomo malato. Quando Jay ci ha offerto la casa come parte del mio salario, non mi ha detto della ferrovia. Mi piace questo tremolio, è romantico. Siamo al verde questo mese? No, non parlare di soldi. Slim Forrest non poteva pagare la porta del garage. Ha donato della moquette per la chiesa. Ma ha detto che aveva i soldi quando ha chiesto il preventivo. C'è crisi. Hai avuto una giornataccia, vero? Finché sono insieme a te, io non ho paura. Sei buono. Ma devo dirti una cosa. La prossima volta che provo il tuo inno preferito e tu ululi come un cane, ti sculaccerò come un cane. Hai capito? Non mi dispiacerebbe. Basta. La mamma si rende conto di quanto sembra buffa quando fa queste cose? No, e noi non le diremo niente, vero? Complimenti ragazzi!
Molto bene, Douglas. Voci angeliche, vero? Questa mattina voglio parlarvi di quali impegni richiede un matrimonio, una qualunque relazione d'amore o la semplice vita. Ieri sera ero nella cameretta dei nostri figli e ho ascoltato la loro madre leggere una favola della buonanotte. E nell'avventura finale di questa terra meravigliosa, dove gli animali parlano con gli esseri umani e un maestoso leone li sprona tutti all'amore, alla fede e al coraggio, nell'ultimo capitolo di questa bella storia, scritta per bambini come me e la signora Davis laggiù, tutti i nemici del leone hanno sterminato i suoi seguaci tranne due, un orso e un unicorno, intrappolati in una caverna con il leone. E visto che l'entrata della caverna è stretta, il malvagio re manda in continuazione ondate di soldati per cercare di ucciderli, ma non ci riescono. Il leone, l'orso e l'unicorno li respingono. Alla fine il re manda un messaggero che dice: quello che vogliamo veramente, l'unico che ci interessa è il leone. Consegnatecelo e gli altri sopravviveranno. Certo, a te, unicorno, taglieremo di netto il corno. Ti faremo tirare un carretto per il resto della vita. Tu, orso, verrai messo in catene e ti faremo ballare nel circo. Ma entrambi sopravviverete. Non dovrete far altro che consegnarci il leone. Allora il leone guarda negli occhi i suoi amici e chiede: che cosa intendete fare? L'orso e l'unicorno fanno un bel sorriso e dicono: fra tutti i modi in cui saremmo potuti morire, è questo, proprio questo, quello che avremmo scelto. Ma l'orso, il leone e l'unicorno non cercavano la via più facile. Non la stava cercando nemmeno Gesù quando accettò la croce. Ci sono molte persone che non credono in quella storia, come non credono a quella del leone, dell'orso e dell'unicorno. Io sono qui con voi stamattina perché credo in entrambe. E non consegnerò mai quel leone. Rosa. Sonia. Come stai? Sto bene. Ascolta, ho un piccolo regalo per te. È soltanto un pensierino. Ti ringrazio. Oh, Sonia, è troppo bello. Non per lei. Ci vediamo domenica prossima. Sì, a presto. Cos'è? Amore, guarda. Che bello. Ce l'ha regalato Sonia per Lucia. Splendido. Sei bravo quando ci sono io a ispirarti. Se mi vuoi ispirare, vieni oggi pomeriggio alla partita di softball. Meraviglioso, verrò. Attento alla palla! Imbarazzante! Un buon battitore! Imbarazzante! Sei grande, Jay! Vai! Fermati, fermati! Coraggio, piccola! Forza, Sonia! Fagli vedere chi sei! Brava, mamma, brava! Ci siamo! Andiamo, Sonia! Altre due! Forza, Sonia! Vai! Colpiscila! Non puoi farlo, amico, è scorretto! Che c'è? Perché? C'è qualche problema? Sì, qualche quello problema? Che hai fatto è scorretto. Sì, non fate, sicuro che sia andata così, fare. Babba? Forza, tornate ai vostri posti. Va tutto bene! Ti ha solo fatto scaldare un po', amore. Mi hai fatto innervosire. Capisci la tesoro! Zitto! Sì, andiamo, easy out. Fatto male. Perché non si alza? La gamba, vero?
Andiamo a vedere. Michael, Michael! No, è brutta, è brutta! Andate a vedere, aiutatelo! Correte! Todd! Fammi vedere. Non muoverti, sta fermo, prendi la mia borsa. Subito! Va tutto bene. Todd, devi tenere la gamba ferma. Dobbiamo tagliare i pantaloni. Sta calmo, andrà tutto bene. È una frattura spirale. Guarirà. Guarirà, ma non potrà salire sulle scale per un bel po'. Cerca di stare fermo. Amore. Ora farò un po' di pressione, ok? Todd, adesso dobbiamo sollevarti. Tiriamo su. Dobbiamo sollevarti. Va bene. Come molti di voi già sapranno, mi sono fatto male scivolando in terza base. Ero salvo. No, eri fuori. Va bene, è vero. Ho avuto un ottimo insegnante all'inizio della mia vocazione. Lui mi diceva che abbiamo giornate buone e cattive e raramente capiamo subito qual è. Ma qualche domenica fa, mentre scivolavo in terza base e sentivo la mia gamba rompersi, ho intuito subito che giornata fosse. Quindi la Bibbia parla delle avversità, la Bibbia dice che tutte le cose si muovono insieme per il bene. Ma che cosa? Non si sente male. Ma... Dove? Cos'è? No, che cos'è? Che cos'è? Aspetta, aspetta, mi fa male la schiena. Che cosa? Cos'è? Devi stare fermo. Fermo, fermo, non muoverti. Chiama un amico. Ci penso io. Sì. Cerca di respirare. Non muoverti. Il pastore Todd sta molto male. Amazing Grace. Non muoverti. Il pastore Todd ha fortissimi dolori alla schiena. Continua a respirare. Respira. Bravo. Continua a respirare profondamente. Ok. Fate i lunghi respiri. Così. Giù. Continua. Sta tranquillo. Bravissimo. Continua a respirare. Cerca di rilassarti il più possibile. Ok? Todd, sta tranquillo. Non è niente. Andrà tutto bene. Vorrei che tra un po' di sentimenti. Sto tranquillo. Devi stare tranquillo. Sono dottore. Di nuovo i calcoli renali. Può prendere solo degli antidolorifici e deve bere molta acqua. D'accordo, grazie, grazie dottore. Bene. Tesoro, andrà tutto bene. Jay! Ciao. Todd ha di nuovo a che fare con i calcoli. Colton e io andiamo al parco giochi. Tieniti forte, eh? D'accordo. I cavalli mordono, non lo sapevi? Lui come sta? Todd? Todd? Todd, sono Jay. Di un po', come stai? No! Posso fare niente per te? Vuoi prendere il mio calcolo al volo? No, non era quello che avevo in mente. E quanti ne hai espulsi? Ne ho espulsi 7, Jay, 7. Ah, beh, sono un bel po'. So che ne devi espellere 14 o 15 per essere sicuro che se ne siano andati. Che cosa vuoi? Beh, ecco... Ci stavamo chiedendo quando pensi di poter tornare a predicare. Vattene! Va bene, grazie. Stava nella cappella della prigione. È abituato a un pubblico in gabbia. Spirito Santo! Spirito Santo! Viene dal seminario. Se Todd non torna presto, ucciderò qualcuno. E comincerò da te. Spirito Santo! Usa un'incudine. Dobbiamo andare fuori città. Una gita di famiglia. Ho in mente un bel posto. Denver. Denver? Mm-hmm. Andiamo con i bambini, anche solo un weekend. Quando? Non lo so. Presto. No, tesoro, io devo concentrarmi sul lavoro. Ci serve. Abbiamo già molte spese. A te serve. D'accordo, va bene. È impossibile.
te l'assicuro. Ok. Dico solo che se tu lo facessi, io farei... Adesso? Va bene. Non adesso. Eh? Solo se accetti di andare. Ragazzi, andremo a Denver! This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Possiamo cantare We Will Rock You? Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, a big disgrace, kicking your can all over the place, singing we. Mangiare una farfalla monarca, sono cattivissime. Non vuoi mangiarla neanche tu? Oh no. Oh, sei molto carina. Non ha paura di te. Portiamola a casa con noi. Sì, avete visto i suoi occhi? Prova così. No, non vuole, perché? Oh, è volata via. Papà, sbrigati. Guarda che bella quella! Sì, è bellissima. Oh mio Dio! Venite, c'è un posto dove si può tenere in mano una tarantola! Un'altra? Guarda quella blu! Niente male, vero? È fantastica, guarda! Ti piace? È morbidissima. Sì. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Lo voglio anch'io. Se lo vuoi devi prendere in mano Rosy. Colton, perché non ci provi? No. Pronto, dottore, sono Sonia Burpo. Colton ha cominciato a vomitare in auto durante il viaggio di ritorno. Cassie! No, non lo so. Cassie! Oh. Cassie, tesoro! Sì! Todd! Sto arrivando! Ha 39 di febbre. Oh, resta giù. E anche Cassie sta vomitando. Attenta a non sporcarti, sì, i capelli. Non sporcarti i capelli. Tesoro, tranquilla. La ringrazio. Grazie. Devi masticare di più il cibo. Ok, il dottore ha detto che... No, tranquilla, torno subito. L'influenza. Aspetta! Todd! Salve, sono Todd Burpo, Overhead Garage Door, Imperial, Nebraska. Esatto, sì. L'ordine per le porte della serie 591. B-U-R-P-O. Bene, spedirò quel deposito. Salderò il totale quando il lavoro verrà completato, d'accordo? Perfetto. La ringrazio molto. La febbre è aumentata. Non si era stabilizzata? Prima. Ora è a 40. Sono passati 4 giorni, Cassie sta bene. Potrebbe essere appendicite, tu l'hai avuta al college, anch'io l'ho avuta. I sintomi sono questi, potrebbe... Provo a chiamare... No, ci ho provato. Dobbiamo portarlo al pronto soccorso. Subito. Sì, certo. Cassie! Todd, dobbiamo sbrigarci. Devi correre, Todd. Appendicite perforata. Dobbiamo operarlo immediatamente. Avvisa la sala operatoria. Papà, non mi sono qui, piccolo, sono qui. Quando si è perforata? Sembra da qualche giorno, sta molto male. Don, avvisa la sala operatoria. Come è potuto succedere? C'è un'infezione in corso. È esplosa nella cavità addominale. Ma se la caverà, vedi? Lo portiamo in sala operatoria, voi dovete aspettare qui. Aspettate qui. Restate qui, per favore. La sala operatoria è pronta.
Aggiornatevi sulle condizioni. No, mi serve solo un minuto. Mi hai fatto soffrire e l'ho accettato. Hai fatto soffrire la mia famiglia e l'ho accettato. Vuoi prendere mio figlio? Non prendere mio figlio! Non prendere mio figlio! La pressione sanguigna diminuisce. Lo stiamo perdendo. Sonia, come sta Colton? La situazione è molto grave. Lui non sta per niente bene. È peggiorato, è molto peggiorato. Io no. Puoi chiamare i nostri amici e chiedergli di pregare per lui. Certo che lo farò, tesoro. Lo farò subito. Pregherò anche per te. Grazie. Jay, abbiamo un problema. Ti prego, aiutaci a vegliare su questo bambino. Lo amiamo molto. Gli ho sentito ripetere tante volte che sei un bravo ragazzo. Io ti devo chiedere un favore. Per il nostro fratello, per la sua famiglia, per suo figlio. Rosa, sono Nancy della parrocchia. Colton Burpo è in ospedale e potrebbe non sopravvivere. No. Padre nostro che sei nei cieli. Signora e signor Burpo. Fantastico. E tu sei molto coraggioso. Come ti sembra? Divertente. Ora devi farlo tu. No, io non lo voglio fare. Fallo, no, fallo, non ci penso proprio. Adesivo. Gli può dare un adesivo? Tenga. La ringrazio. Forte. Io già sono stato qui. Qui? Ma noi non siamo mai stati qui, amore.
Indovina un po'. Cosa? Mi piacciono i ragni. Ah, l'ho visto. Hai avuto un adesivo. Ormai non hai più paura. Non dobbiamo mai avere paura. Per questo sei voluto tornare? Per mostrarmi che non hai paura? È importante. Che mi dici dell'ospedale? Che cosa ne pensi? Hai avuto paura? No, è dove gli angeli hanno cantato per me. Gli angeli hanno cantato per te? Sì. Quando? Durante l'operazione. Mamma era in una stanza a parlare al telefono. E tu eri in un'altra e urlavi con Dio. E tu come lo sai? Perché ti ho visto. Quando mi hai visto? Mi sono sollevato e ho guardato giù e ho visto il dottore che mi sta operando e ho visto te e la mamma. Hai visto? Ciao. Ciao. Sta arrivando una tempesta. Tu stai battendo un record. Hai avuto un adesivo, record. Come stai? Bene. Com'è andato il viaggio? Tutto ok. Bene. Solo bene? Meraviglioso, a dire il vero. Colton ha tenuto quel ragno come se fosse il suo Spider-Man. Dai. Ti ha mai detto di aver sentito degli angeli cantare? No, a meno che non ci abbia sentiti nella doccia. Todd, questo mese abbiamo molte scadenze. Per un totale di? $23,000. Abbiamo qualche credito, qualcosa che possiamo riscuotere. Queste bollette possiamo rimandarle. Questa no, voglio pagare Jack Martin per quei pneumatici, sua moglie è malata. Ci sono anche le parcelle mediche, ancora non le ho conteggiate. Non fanno parte dei 23.000? No, è solo quello che dobbiamo pagare in forniture mediche, spese di sostentamento, tasse. Mi dovrò trovare un lavoro. Non voglio che lavori. No, ma tu non puoi farcela con il tuo stipendio. Tu devi occuparti dei bambini. Dovete pagare il dottore. Ma certo, tesoro, troveremo una soluzione. Dobbiamo pagarlo, mi ha aiutato, io l'ho visto. C'è qualcosa che non va con Colton. Perché dici così? Perché a volte lui dice cose strane. Dice che Gesù ha un cavallo. Ma tutte le sorelle pensano che i loro fratelli siano strani. È una cosa normale. Capito? D'accordo. Ok, allora, tuo padre è un predicatore e sa tantissime cose, ma non sapeva che Gesù avesse un cavallo. Questo non lo sapevo. È bellissimo. Ah sì? E di che colore è? È di tutti i colori. In paradiso ci sono tutti i colori dell'arcobaleno. Però sono più. Più cosa? Sono di più e più brillanti. Come fai a sapere del suo cavallo? Perché l'ho visto in paradiso. Tu sei stato in paradiso? Papà, possiamo parlare domani mattina, perché io adesso ho tanto sonno. Va bene, va bene. Papà, posso dormire in camera tua stanotte? No, no, dormi nel tuo letto. Dormite, è tardi, ragazzi. Buonanotte. Lascia la porta aperta! Oh, scusa. Dormi. Colton mi ha detto che è stato in paradiso. Cosa? Quando? Me l'ha detto prima. No, quando è stato in paradiso? Mi ha raccontato che durante l'operazione ha lasciato il suo corpo. Ha guardato verso il tavolo operatorio e ha visto se stesso. Lui ha una bellissima immaginazione. Lo
Lo prendo anch'io. Prendo la stessa cosa. Ciao. Salve. Come stai, Rosa? Che prendete? Possiamo avere... Dillo tu. Milkshake. Due milkshake, per favore. Tutto bene? Sì, ottimo. Allora, Colton, dimmi di quando gli angeli hanno cantato per te. D'accordo. Ero da solo, ma non avevo paura. Ero in chiesa. La porta era chiusa e così l'ho aperta. E ho visto qualcosa di meraviglioso. E ho visto degli angeli che cantavano per me. Possiamo cantare We Will Rock You? Colton, sai chi sono? Non hai paura? Qui nessuno vuole farmi del male. È vero, Colton. E nessuno qui te lo farà. Ci sono delle persone che ti vogliono conoscere. Allora, che cosa cantavano? Gli ho chiesto di cantare We Will Rock You, ma non hanno voluto. Anche loro si sono messi a ridere. Milkshake. Moreland University, Dipartimento di Psicologia. Posso parlare con la dottoressa Slater, per favore? Vuole fissare un appuntamento? Sì, c'è speranza che possa ricevermi oggi. Dottoressa Slater? Sì? Salve, sono Todd Burpo. Oh, la prego, si accomodi. Grazie per avermi ricevuto subito. Burpo, lei è pastore Imperial? Sì, sì, come fa a saperlo? Il mio defunto marito era religioso. La prego, si sieda. Aveva sentito di un predicatore di nome Burpo, molto interessante, e insisteva perché io venissi a sentirla. Lei non lo è? Non sono cosa? Religiosa. No. È un problema? No. No, potrebbe offrirmi un'opinione più scientifica per aiutarmi a trovare una spiegazione più razionale alla mia domanda. Ho un figlio davvero molto intelligente ed è sensibile.
E? È andato in paradiso. E poi è tornato indietro. Un'esperienza ai confini della morte? No, non è morto. Noi abbiamo controllato la cartella clinica. Il suo cuore non si è fermato, l'elettroencefalogramma non si è interrotto. Perché lei dice che è stato in paradiso? Perché è lui che ce l'ha detto. Quando è vicino alla morte, il corpo rilascia ormoni che possono indurre uno stato di pace, di beatitudine. Il nostro cervello riempie i vuoti. I cristiani vedono Gesù, gli ebrei Mosè, i musulmani Maometto. Ah, sì, ho letto il suo articolo, ma mio figlio ha visto cose che davvero non riesco a spiegare. Lui mi ha visto pregare, mi ha visto gridare con Dio, ha visto sua madre in sala d'attesa chiamare gli amici per chiedere di pregare per noi mentre lo stavano operando. Reverendo Burpo. Todd. È insolito che sua moglie chiami gli amici in un momento di disperazione? Oh. No, no, non lo è. Ed è insolito per lei pregare, magari anche in modo vigoroso? No. Certo che no, ma conosco mio figlio. E quando parla del paradiso non sembra una cosa che si è inventato. È molto preciso, ha 4 anni. Ed è molto intelligente? Sì. Entrambi i miei figli lo sono. Reverendo Todd, non voglio sminuire la magia che può trarre da tutto questo, ma ci sono parecchie spiegazioni, anche per le conoscenze extrasensoriali. È davvero più facile credere in questo o nella chiaroveggenza, nella telepatia, piuttosto che nella vita dopo la morte. O credere nei miracoli. Questi concetti sono come un cane che si morde la coda. Lo pensavo anche prima che morisse mio marito. Mi dica, è venuto qui perché aveva dei dubbi sulla mia fede? O è sulla sua che ha dei dubbi? Grazie per il suo tempo. Non c'è di che. Se lei facesse un'esperienza distante dalla sua realtà oggettiva, qualcosa di irrazionale, che cosa farebbe? Sbagliare. Tu dici? Non so. Spero che non vogliate accapigliarvi. Ma non ti va mai bene niente. Todd, siamo felici per te. Ti ringrazio. Grazie Sonia per me. Ti ringrazio molto, grazie. Ci vediamo presto. Ciao Jay. Come stai, amico mio? Molto bene, grazie. Come sta Colton oggi? È tornato a tormentare sua sorella? Sì. Mi serve un consiglio da una persona intelligente. Beh, io non lo sono, quindi non sei venuto dall'uomo giusto. Ma questo lo so. Da me potrai avere soltanto consigli stupidi e inopportuni. Sinceramente mi aspettavo di vederti un po' prima. Che vuoi dire? Curo anche il tuo conto bancario. Non sono venuto qui per un prestito. Non tramite la banca, ma da amico ad amico. Permettimi di darti una mano, ok? Nessuno dovrà sapere. Beh, io lo saprei. Non vorrei mai essere quello che se ne sta sul pulpito chiedendo alle persone di fare la carità mentre lui l'accetta. Non si tratta di carità. È un prestito, da amico ad amico. So che ti serve aiuto, è quello che fa la gente normale. Io non lo faccio. Allora non sei venuto qui per un consiglio intelligente. Non penso che la Chiesa ti abbia adeguato il salario dopo i tanti fedeli che hai portato. Credo che tu meriti un aumento. Lasciami parlare con il consiglio. Vedrò cosa posso fare. Non sono venuto qui neanche per un aumento. D'accordo. Bene. Non glielo avrei mai voluto chiedere. Allora, cosa posso fare per te? Si tratta di Colton. Sta parlando di questa... Chiediamo ai bambini di credere in queste cose e non sono nemmeno sicuro di crederci io stesso, Jay. Cosa? Perché Colton, quello che stavo cercando di dirti è che dice cose che non capisco.
Dice che ha chiacchierato con qualcuno in paradiso. Un tempo uscivo con un assistente di volo il cui figlio aveva lunghe conversazioni con il dinosauro Barney. Hai presente quanto sia irritante Barney? Sì. Insopportabile. Infatti, infatti, la Bibbia ci dice di credere nei nostri bambini. Se credessi a mio figlio, tutta la città mi riderebbe dietro. È questo che intendo, non so che cosa predicare. Non ho niente da dire, Jay. Basta che parli col cuore, Todd, come hai sempre fatto. E la paura contro cui lottiamo? È confusione? È dubbio? Sono domande? Io ho delle domande. Le abbiamo tutti, ma magari dovremmo solo... Magari oggi dovremmo provare a farle. Volete provare a fare delle domande? Ehi, Todd. Sì? La mia famiglia ha pregato molto per te. Grazie. Grazie, Michael. Ci siamo chiesti quanto possa essere dura. Parecchio dura. È stato orribile. Molti di noi hanno sentito che Colton è morto durante l'operazione e le preghiere l'hanno riportato in vita. No, lui non è morto mentre lo stavano operando. Ci è andato molto vicino, ma sono convinto che siano stati i medici, attraverso Dio e le vostre preghiere, che l'hanno tenuto in vita. E quindi vi ringrazio tutti per questo. E voi come l'avete presa? No, non bene. Ma la cosa più importante è che i Burpo hanno fronteggiato un'enorme sfida e l'hanno superata. Amen. Amen. E questo è il problema. Grazie per averlo detto, Jay, ma io non so se l'ho superata. L'esperienza di Colton mi ha fatto dubitare. Su cosa esattamente? Lui ci ha raccontato delle sue esperienze, ci ha detto cosa ha fatto mentre lo stavano operando. Colton è stato in paradiso. Ma hai detto che non è morto. Infatti, ma lui ha visto comunque il paradiso. Ha visto Gesù, gli angeli. Ma come? Io non lo so. Io... Reverendo Burpo? Todd. Todd, qualcuno del personale medico ha detto in via ufficiosa che non pensavano sarebbe sopravvissuto. Hanno usato la parola miracolo. Come se lo spiega? Io non ho mai nemmeno provato a spiegarmelo, non lo so. Può provare? Se non è morto, come ha fatto a vederlo? Non lo so, ma l'ha visto. Tu pensi che sia stato in paradiso? Io so che ha visto qualcosa. Di certo sembrava il paradiso. Che cosa è successo al nostro predicatore? Mi sembra sia andata bene, no? Che vista. Mi piace stare così in alto. Colton! Ehi! Ti ho già detto di non giocare con la sirena! Papà, mi dispiace, scusa! Anch'io gli ho detto di non farlo! Metà dei fedeli vuole smettere di provare qualcosa e iniziare a pensare, e l'altra metà vuole esattamente l'opposto. Sono Todd. Sì. La richiamo io. Era una giornalista. Vogliono fare un articolo sul paradiso. E? Vogliono intervistare Colton. E tu credi che sia una buona idea? Allora, Colton, molte persone hanno pregato per te. Credo di sì. È una bella sensazione. Avanti, vieni qui, figliolo. Ti stanno intervistando. Grazie. Stavi molto male. Cosa hai provato quando sei morto? Ma io non sono morto. Sei andato in paradiso. Questo è un po' fuori tema. È molto bello. Hai visto il paradiso? Mm-hmm. Com'è fatto? È come qui, ma è ancora più bello. E hai visto Gesù? Sì. È molto gentile. Mi sono seduto in braccio a lui e ha molte cicatrici.
Cicatrici? Sì, proprio qui, qui, qui e qui. Posso tornare sull'altalena adesso? Certo. Allora, Gesù ha un cavallo? Ci sono tanti animali in paradiso. Loro non mi credono, è vero? Potrebbero avere paura di crederti. Di che cosa hanno paura? Non lo so. Magari hanno paura che non ci sia il paradiso. O magari hanno paura che ci sia. Tu mi credi, papà? Non è vero? Io credo che Dio ti voglia bene. E te ne voglio anch'io. Posso farvi una foto? Come ha detto? Posso farvi una foto? Certo. Un secondo. Grazie. Pronto? Ciao, Jay. Hai letto il giornale? Sì, l'ho letto un paio di volte. Interessante l'articolo. Voglio molto bene a Todd, ma voglio bene anche... alla nostra chiesa, e non vorrei mai che si trasformasse in una specie di circo. Perché non ci vediamo per parlarne? Sì, credo sia una buona idea. Va bene, grazie. Ok. Ciao. Ciao, ci vediamo dopo. No, 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 grazie, va bene così. D'accordo. Devo andare. No, no, offro io, Todd. E perché? Lo so io. No, 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 grazie. No, lascia stare, mi fa piacere. Sonia ci dà sempre i vestiti che a Colton non stanno più per Miguelito. E ha regalato a Lucia un vestito che è degno di un angelo. Un vestito rosa? Sì, bellissimo. Quindi lasciami contraccambiare. D'accordo. Ok? Grazie tante. Ciao. Ci vediamo. Ciao, tesoro. Saluta lo zio Todd. Ehi, ciao, Burpo. La prossima volta che c'è un incendio, potresti dire a Gesù che, invece di camminare sull'acqua, può gettarla sulle fiamme. Giusto? Oh, andiamo. Dovresti scherzarci anche tu. Forte, forte, forte. Ammazzatemi. C'hai la tassa, me la nome. È lei. Dai. Sì. Vai. Oh, sì. Tuo fratello si è davvero seduto in braccio a Gesù? Gli ha chiesto una bici nuova o magari un pony magico? Pronto? Sono Todd. Sì. Beh, la cosa mi sorprende molto. Solo un attimo. Cassie, hai dato un pugno sul naso a un bambino oggi. Gli hai dato un pugno sul naso. Sì, è vero. Ma non a un bambino, a due. Qual era il motivo, tesoro? Colpisce bene quando vuole farlo. Mi scusi, la posso richiamare? No, tesoro, dobbiamo parlare di questa cosa subito. Se hai dato un pugno, deve esserci stata una buona ragione. Prendevano in giro Colton. Scherzavano sul fatto che si è seduto in braccio a Gesù. Che sì, lo sai che avresti dovuto porgere l'altra guancia. Lui mi ha portato l'altra guancia quando l'ha colpito. Gli darete una sculacciata? Assolutamente no. Le insegnerò a colpire senza farsi male alla mano. Ti tengo d'occhio.
Ehi. Non riesci a dormire? No. E tu? No, neanche io. È stato forte quello che ha fatto Cassie, eh? Sì, proprio forte. Vuoi parlare? Certo. Bene, mi piace parlare con te. Possiamo parlare del paradiso? Che cosa vorresti sapere? Com'era fatto Gesù? È un po' difficile da descrivere. Oh, capisco. Magari assomigliava a un'immagine che hai visto. Di un po'. Era fatto così? I vestiti, non la faccia. Così? Così? No, Gesù ha gli occhi chiari. Di che colore? Blu o verdi? Bluastri, verdastri. Tieni. Ehi, grazie. Hai dormito abbastanza? Non molto. Mi ha detto che Gesù ha gli occhi chiari. Verdi o blu. I tuoi sono verdi, i miei sono blu. Quindi è noi che vediamo. È davvero un bel complimento. Al college ho letto che il concetto personale che abbiamo di Dio deriva dai sentimenti che proviamo per nostro padre. Spero proprio di no. Col mio avevo problemi. Se i nostri figli crescono credendo di essere amati nel modo in cui tu li ami, sono molto fortunati. Puoi dirlo forte. Adesso vado, ma poi quando torno a casa voglio continuare, ok? Ti aspetto. Colton, questa è solo una visita, ma prima che tu torni a casa, voglio presentarti qualcuno.
So che hai regalato a Michael e a Rosa un vestito per la piccola. Sì, sì, può essergli utile. Usciamo. Cosa? Sì, ma Sheila starà con i bambini. Stasera? Sì. Non possiamo permetterci. L'asta di beneficenza l'anno scorso. Cena per due. Al Maple Grove, il tuo ristorante preferito. Ci andiamo. Siamo già andati. No, invece. Ci siamo andati. No, ti dico di ma no. Che cosa stai facendo? Ci siamo andati. No. Più scura è la notte, più luminose le stelle. Come te. Sì, sei bravo. Il mio repertorio migliore. Sta diventando buio. Non abbiamo più soldi. Abbiamo esaurito il credito. E mi ha chiamato il consiglio ecclesiastico. Vogliono incontrarsi con te e parlare della situazione della nostra chiesa. Perché non hanno chiamato me? Forse non volevano che tu pensassi che ti stessero mettendo alle strette. Perché ti stanno mettendo alle strette? Todd, noi capiamo che tu possa essere tormentato e siamo qui per sostenerti durante i tempi bui. Abbiamo esteso il tuo periodo di congedo. Due volte. Due volte, sì. Allora tu ti rendi conto che la Chiesa non se la sta cavando bene senza di te. E quindi noi dobbiamo sapere quali sono i tuoi progetti per il futuro. La questione per me non è tanto se tu predichi, ma cosa predichi. I viaggi di Colton in paradiso disturbano molte persone e disturbano me. Stai prendendo alla lettera questo evento? Per lui non è una cosa immaginaria. Non è una metafora, né un sentimento. È capitato. E non posso far altro che credergli. Ma non so come interpretarlo. Capite? Quale aspetto ti disturba così tanto? Che cosa? Insomma, io ne voglio parlare. Ho bisogno di parlarne. D'accordo. A me non piace che sembri una specie di favoletta. Una semplice e facile spiegazione della vita. Questo non. Allora è perché piace soprattutto alla gente semplice? No, no. Sì, d'accordo. Non mi piace che renda la nostra chiesa un magnete per chiunque voglia estrarsi il cervello dalla testa e colpirlo a morte con la Bibbia per poi far vedere al resto del mondo quanto siano credenti. Il paradiso e l'inferno sono sempre stati concetti usati per controllare e spaventare le persone. Questo è un punto di vista, ma Colton ha parlato solo del paradiso e del fatto che sia un posto bellissimo. Todd, che cosa pensi di predicare? A tutti noi capita di smarrire la strada. È in quel momento che cerchiamo una guida. Se intendi guidare questa chiesa, devi prendere una decisione. D'accordo. Propongo di dare a Todd un altro po' di tempo. Un'altra settimana. Ma nel frattempo dobbiamo pianificare il futuro della nostra chiesa e cercare qualcun altro. BURPO. Sì, è tutto pronto per farle saldare il conto. Mi dispiace, non posso pagare oggi. C'è stata una situazione imprevista. Non salderà oggi? No. Si rende conto che abbiamo rimandato il suo pagamento già due volte? Credo ci sia stata una sola proroga. No, ce ne sono state due. E verrà inviato al recupero crediti in questo momento. Ok, d'accordo, ma il recupero crediti non è una pratica. E Colton? Le regole dell'ospedale esigono che io comunichi che andrà al recupero crediti. Colton! Colton! Ehi, vieni qui. Colton! Devo dirglielo, ti prego! Vieni qui! Così, tesoro. Non sono fatti così. Thank you.
tutto bene, nessuno ti farà del male. Andiamo, sbrigatevi. La mamma ha una conferenza sulla musica oggi. Presto, presto. Non mi hai detto com'è andato l'incontro con il consiglio ecclesiastico? Hanno iniziato a cercare qualcun altro. Ragazzi, andiamo, presto, lavatevi i denti. Troveremo una soluzione. Sei venuto a letto molto tardi, era quasi l'alba. Mi sono informato sull'esperienza ai confini della morte. Va tutto bene? Benissimo. Ehi. Sto bene. Che c'è? Non pensi che dovremmo parlare della vita che stiamo vivendo ora? Non della prossima? Io sono qui, di che cosa vuoi parlare? Assicurarci che i nostri figli siano al sicuro e che siano felici e che siano tesoro, normali. Tesoro, sì, e normali, sono d'accordo. Devo andare al funerale dell'uomo che è morto durante l'incendio al suo camper. Non aveva né amici né familiari. Devi tenere Colton oggi. Intendo portarlo con me. Fantastico. Non si è mai spaventato in queste situazioni, è di grande conforto. Per l'uomo che è morto o per te? Touché. 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 Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Tu avevi un nonno chiamato Pop, vero? Esatto. Era il papà del tuo papà o il papà della tua mamma? Era il papà di mia madre. È morto quando avevo circa la tua età. È molto simpatico. Hai visto Pop? Hai visto mio nonno? L'hai visto? Quando l'hai visto? In paradiso. Io volevo davvero molto bene a mio nonno. C'era lui con me quando mio padre non poteva esserci. Mi insegnò a saltare e mi ha regalato lui quella fionda. Sì, lo so. Ci abbiamo giocato. Esatto. Ed era un bravo uomo. Era veramente un bravo uomo, ma non so in cosa credesse. Nessuno lo sapeva. Forse è uno dei motivi per cui sono diventato pastore. Speravo di poterlo aiutare ad andare in paradiso. Papà, non ti preoccupare, è in paradiso. È venuto da me e mi ha detto che era tuo nonno e che lo chiamavi Pop. E mi ha tenuto sulle ginocchia, proprio come Gesù. E poi mi ha detto anche che tutto andava bene. Allora, guarda qui, è lui l'uomo che hai visto? No, non è quello che ho visto. Ok, ma guarda bene, sei sicuro? Colton? Nessuno porta gli occhiali in paradiso. Posso andare a giocare perché quando mamma torna... No, aspetta, sei sicuro che non sia lui? No. Va bene. Quando torna okay, la mamma? Ok, sì, la mamma arriverà tra un secondo. Aspetta un attimo, aspetta!
Colton. È lui. Lui è Pop. In paradiso sono tutti giovani. Stai bene, papà? Ma ti sono successe molte cose lì. Sì, è stato meraviglioso. Todd, la cena sarà pronta tra 5. Ti senti bene? Colton ha visto Pop. In paradiso, mio nonno. Non so davvero che cosa pensare. Non abbiamo il lusso di saperlo, Sonia. Non io. Insomma, me lo dice lui. Mi colpisce, capisci? Io voglio credergli. Ok? Voglio credergli. Ha 4 anni. 4 anni, è così innocente, non può esserselo inventato, ma tutto quello di cui parla è impossibile. Lui ha creato un'avventura straordinaria, sta parlando di Gesù. Vede il cavallo di Gesù, parla di sublimi cori angelici, è di mio nonno. Ci sarebbero volute settimane o giorni, ma per Dio un giorno sono 1000 anni e 1000 anni sono solo un giorno. Sto dicendo che è nelle scritture. Nelle scritture non ci sono orologi. Niente orologi. Einstein parla della stessa cosa. Alcune realtà sono fuori dal perché tempo. Perché non può essere solo un mistero? E lasciamo le cose come stanno. Io penso che Dio stia cercando di contattarci attraverso Colton. Ecco che cosa penso. Quello che Colton ci sta raccontando, Todd, può essere un eco di ogni storia, ogni canzone, ogni immagine che lui ha visto nella sua vita. Ma perché deve essere un mito? Perché? Non lo so. Io non so come andare avanti con la mia vita. Dimmi che cosa devo fare. Non lo so. A me importa solamente che mio marito e la mia famiglia sappiano che io li amo. Mi dispiace di non poterti aiutare su questa cosa. Io sono qui. Tu dove sei? Accettare questa bandiera come simbolo del nostro apprezzamento per l'onorevole e fedele servizio del suo caro. Suo figlio è un eroe. È morto come un coraggioso marine. Tu.
Ho sempre pensato che fosse Jay a lasciare bandiere e mazzi di fiori sulla tomba di mio figlio. Ti ho delusa, Nancy. Il peggior momento della tua vita. Una perdita oltre ogni comprensione e non avevo niente per te. Nessun conforto. Nessuna speranza. Oh, pace. Forse no, avrei tu non dovuto... mi hai delusa. Non potevi annullare il mio dolore. Io non volevo che lo facessi. Il dolore era l'unica cosa che avevo di lui. Tu non devi salvare il mondo, Todd. Penso che l'abbia già fatto qualcun altro. Dopo quell'incontro in chiesa, dove sono stata la cinica che ho giurato che non sarei mai stata, ho riflettuto. Non sono arrabbiata con i nostri parrocchiani. E non con te, né con tuo figlio. Ma con Dio. Per il fatto che Dio ti ha ridato tuo figlio e si è preso il mio. Quando Colton era in ospedale, capivo che stava morendo. Una parte di me si è spezzata. È una ferita non ancora rimarginata. Nancy, tu non ti devi mai e poi mai scusare con me per la parte spezzata che hai dentro. Tu credi? Devo chiedertelo. Credi che mio figlio sia andato in paradiso? Tu ami tuo figlio? Ancora? Sì, certo. Pensi che io ami il mio? Sì, certamente. Pensi che io ami mio figlio più di quanto tu ami il tuo? No. Credi che Dio... ami mio figlio più di quanto ami il tuo. Sì, tesoro. Sapevi che ho una sorella? Sì, Colton, certo che so che hai una sorella. Io non lo sapevo. Ma come? Non sapevi che Cassie fosse tua sorella? No, mamma, io ho due sorelle. Avevi una bambina che ti è morta nella pancia? Chi ti ha detto che avevo una bambina che è morta nella pancia? Me l'ha detto lei che è morta nella tua pancia. E com'è questa sorella? Come Cassie, ma un po' più piccola. E ha i capelli come i tuoi. In paradiso questa bambina è venuta da me e mi abbracciava tanto. Tesoro, come si chiamava? Lei non aveva un nome. Non le avete dato un nome. Hai ragione, noi non avevamo
Non sapevamo che fosse una femmina. Ti senti bene, mamma? Sì, sì. Abbiamo perso un bambino, tesoro, solo poco prima che nascesse. Todd. È la nostra bambina, è la nostra piccolina. Va tutto bene. Non voglio fare tardi a scuola e il telefono sta squillando. Sì, certo. Pronto? Pastore Todd Burpo? Sì, sono io. Grazioso, siamo in diretta con Todd Burpo. Ci può parlare dell'avventura di suo figlio in paradiso? In diretta? Andiamo! Tutti qui a Imperial hanno seguito la storia della malattia di suo figlio e hanno pregato per la sua guarigione. Ora, gira voce del viaggio straordinario che ha fatto in paradiso. Ce ne può parlare? Venite alla chiesa metodista di Crossroads domenica. Ve ne parlerò. Sono qui oggi con ferite non ancora rimarginate. Paure che ancora echeggiano. E probabilmente qualcuno di voi prova esattamente quello che provo io. In tutta sincerità posso dire che il dolore che ho patito non è stato niente in confronto al vedere mio figlio sfiorare la morte. Quindi adesso abbiamo una domanda. Colton è stato in paradiso? Sì. Nel paradiso che Dio gli ha mostrato. Il paradiso esiste. Perché se il paradiso esistesse davvero, condurremmo tutti vite diverse, non è così? Lo faremmo? Sul serio? Non abbiamo già visto il paradiso? Nel primo pianto di un bambino, nel coraggio di un amico, nelle mani di un'infermiera o di un medico, nell'amore di un genitore, non abbiamo già visto un barlume di paradiso, preferendogli quasi sempre l'inferno di odio e paura. Il paradiso esiste davvero? Tutti voi vi siete posti questa domanda. Tutti noi. E per me la risposta è sì. Io lo vedo. Quindi ci credo. E quello che crediamo cambia quello che percepiamo. Io credo che Dio sia amore. Solo in questa chiesa avrò ripetuto 10.000 volte la frase così in cielo, così in terra. E forse non gli ho prestato la giusta attenzione. E mio figlio ha visto qualcosa. Lui ha visto il paradiso. Vi racconterà tutto di Gesù. Pensiamo a questo nome, Gesù. Gesù. Crea tanta speranza in tanti di voi e tanta sfiducia in tanti altri. Ma non fa niente. Credo che Dio mi abbia chiesto di diventare pastore. Ha insistito che la mia visione fosse uguale alla tua o alla tua? Certo che no. Mi ha reso uno di quegli eroi come il leone, l'orso e l'unicorno di cui vi avevo parlato. No, è quello che avrei voluto. Dio ha un piano diverso. Dio ha spezzato il mio orgoglio.
Ha aperto il mio cuore. All'amore. Non devo fare altro. L'unica cosa che questo amore richiede è che io dica agli altri che non sono soli. Il mio bambino, ti è piaciuto? Grazie. Ah, grazie a voi. Grazie, grazie a tutti. Ah, buon. Complimenti, Reverendo. Grazie, Reverendo. Come stai? Grazie. Ti ringrazio. Ha preso in mano il pennello quando aveva solo 6 anni. Mamma, ma le lezioni sono cominciate quando... Sì, certo, tesoro. Più di 4. Guarda questo servizio sulla CNN. È una pittrice autodidatta. Parla di una ragazza dall'altra parte del mondo che ha avuto un'esperienza come quella di Colton. Ha avuto una visione del paradiso. Guarda qui, angeli. Ha cominciato a descrivere a sua madre... Guarda quest'occhio, è incredibile. È bellissimo, tesoro, ma ti devo parlare. Ok, ok, ma lei a 4 anni ha cominciato a descrivere tutto quello che ha visto in paradiso. Vedi? Colton, va tutto bene? È lui. Questo è... Ma, Colton, sei sicuro? È proprio lui. È lui che hai visto. Colton, Todd, vieni qui. Hey. Ti devo parlare. Per favore, è una... Dai, devo chiederti una cosa. Mi ha detto che in uno di questi... Todd, hai presente quei vestitini azzurri che teniamo nel cassetto? Mi ha detto che quello è il voto... Todd, ci serviranno. Davvero? Davvero? Sì. Meraviglioso. Lo so. Ma quando l'hai scoperto? Ieri. Sung by flame.
is the mountain, fixed upon it, Mount of thy redeeming love. Hitherto thy love has blessed me, thou hast drawn me to this place, and I know thy hand will lead me safely home by thy good grace. Jesus, help me when a stranger wandering from the fold of God, he to rescue me from danger interpose his precious love. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it. Seal it for thy courts above. Here's my heart. Feeling left out in